Thank you.
Eccoci, buonasera, buonasera a tutti. Benissimo, allora vediamo se ce la facciamo a finire The Town of Light, perché settimana scorsa ho avuto un po' di problemi in realtà con Streamlabs, perché finalmente ci ha fatto l'aggiornamento e mi ha sputtanato tutto, si può dire. Intanto abbassiamo qua il volume perché è terribilmente alto. Io spero che mi si senta. Sì, perfetto. E che cosa stavo dicendo? Niente, problemi assurdi con Streamlabs, e so che ne ha dati tanti anche ad altre persone, a tantissimi altri streamer. E quindi niente, tipo gli streamer. Io riesco sempre a iniziare bene, poi mi spapero così, va bene. Che cosa è successo? Le live previste per mercoledì, la live di Gartic Fondi mercoledì non c'è stata perché non mi partiva nulla alla fine. E se poi te ne penti, ciao, ciao Min, come va? Stavo raccontando di come delle peripezie di settimana scorsa con l'aggiornamento di Streamlabs. Quindi niente, cosa è successo in pratica? Saltata la live di settimana prossima, che rifaremo mercoledì ovviamente, Gartic Phone. Anzi, a proposito, Vin, se ti va, se hai voglia di giocare a Gartic Phone, mercoledì alle 9 giochiamo. Quindi se ti va, sei il benvenuto. E sono riuscita, anzi in realtà è stato Ale, a sistemarmi Streamlabs ieri era domenica, sì, e quindi se riusciamo ad andare live. Dislessia, portami via. Sì, ma probabilmente sono anche dislessica oltre a discalculica. Però quello non l'abbiamo mai accertato, quindi facciamo finta di niente. E niente, mi racconti come va se vuoi. Intanto bevo, come al solito. Buonasera, Sella. Ciao, non ti ho avvertita, scusami, ma ero qua che stavo smanettando su Streamlabs per impostare bene il tutto. Bevo intanto. Come la va? Stiamo facendo due chiacchiere. Per fortuna oggi è arrivata la notifica. No, infatti, mi stavo chiedendo. Non so come mai, in realtà faccia così. A volte le notifiche arrivano, a volte no, vai a capire. Stavo invitando tutti i presenti alla live di mercoledì di Gartic Phone, visto che non l'abbiamo fatta settimana scorsa. Purtroppo. E Twitch che ha sti problemi da una vita. Sì, ma se usi l'app, tra l'altro so che fa abbastanza schifo, quindi lasciamo stare, lasciamo stare. Dovremmo riuscire a finire oggi, ma penso proprio di sì, The Town of Light, perché non manca molto, visto che siamo già al cimitero, non ci dovrebbe voler tanto. E vabbè. Vabbè. Ho una nuova patata a casa e per ora si cerca di far abituare i due patati alla nuova micia. Ma che cosa carina! Ah, io ce ne ho soltanto due, in realtà, e sono due paperotti di prima categoria. Dormono tutto il giorno oppure mi si piazzano sulle gambe. Ora, ovviamente, perché sono in live, non ci sono. Come potete vedere dalla scatolina vuota. Anche se è già passata una settimana, i due amici ancora li soffiano e la evitano. No, ma lascia stare. Guarda, allora, io so, per Alale è successo al mio ragazzo in realtà, che tra l'altro non l'abbiamo ancora presente, credo, ma mangiava tardi stasera, quindi arriverà. Poi, in caso ti farà raccontare che lui ha una gatta in realtà. E un paio di anni fa, tornando a casa una sera, ha trovato sto gattino minuscolo sul ciglio della strada. Che fai? Lo lasci lì? Ha preso, se l'ha portato a casa. Ancora adesso i due gatti non si riescono. Non è che non si riescono a vedere, più che altro è la gattina. E si sente, secondo me, un po' offesa e messa da parte che li soffia e li ringhia come ridere. Ecco. Eh sì. Anzi, tra l'altro, quel micino lì ho rischiato di prenderlo io, in realtà, se non andavano d'accordo. Però, meglio che stia lì, perché è un gattino tanto bravo e tanto abituato a star fuori. Io non ce l'avrei fatta. Le mie devono stare in casa. E l'altro anche. Bene, fare live mi aiuta tantissimo perché almeno bevo, altrimenti non verrei mai. Abbiamo come sempre qui la nostra mascottina, Purra, e ho deciso che me la terrò sempre qua così quando facciamo le live. È molto 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 carino. Allora, io direi che se non ci raccontiamo altro, oppure se volete rimaniamo ancora qui un pochino a chiacchierare, se invece avete
Non avete. Se siete stufi di sentirmi parlare, noi andiamo avanti. Vediamo. Eh sì, è quello che dico ai miei. Per ora i miei danno troppa attenzione all'amica nuova e gli altri due ne risentono. Sì. Ti ho mandato una foto su Instagram, controllo subito allora, visto che comunque siamo qui, vediamo se arriva. Ecco, infatti ho la notifica. Vediamo. Ma che patato! Sembra la gatta del mio ragazzo, tra l'altro. È amicina nuova. Ma che Gigi! Piccinissima. Ma tra l'altro, Vin, scusami, adesso magari faccio una figura del cavolo. Ma tu stai streamando ancora? Perché, vabbè, io nel dubbio lo sciautino te lo faccio perché sono una persona molto brutta. Poi partono le mani così a caso. Io lo sciottino te lo faccio comunque perché sì, perché ci dobbiamo supportare a vicenda. E via, tra l'altro, cavolo, oggi ho fatto la pulizia del computer con cleaner, paga. E mi ha sballato tutto. Adesso praticamente mi dà ancora le istruzioni su Streamlabs come fare e come non fare, ma lo so già. Pulizia dei contatti, ecco qui Ale. Ciao, stavamo parlando dei tuoi gatti in realtà. Perché c'è Vin che ci stava raccontando che ha una micettina nuova. Di tanto in tanto, però per ora la sera sta avendo problemi con la team. Ciao, anch'io la team. Ho anch'io team, però non mi dà tanti problemi in realtà. Ogni 2x3 mi cade la connessione. Ma io in realtà ho risolto con i powerline, perché qua non mi arrivava. Il modem di là. Tra l'altro, allora, io qua vedo soltanto uno spettatore, mi pare strano, mi sa che calcola un po' così come vuole. E niente, Ale, ti dicevo, stavamo parlando di gattini e stavo raccontando di quando hai trovato il signor Bigi. Quindi se vuoi aggiungere qualcosa, molto 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 volentieri, che se si parla di gatti, raga, va benissimo. Potremmo farci un just chatting solo di gatti. Mi mandate tutte le foto dei vostri gatti e le scorriamo in live. No. No, non facciamolo, dai. Perché altrimenti qua impazzisco. Tra l'altro, raga, sono stanca. Perché stamattina ero sveglia alle 6. Che devo fare il turno di mattina. Quindi vuol dire che se inizia alle 8, io alle 6 sono già sveglia. Perché ho paura che non parta la sveglia. Quando invece me la imposto sempre. Posso aggiungere che Sir Bigi ormai è un piccolo lord? Ah, siamo passati al lord adesso! Siamo passati al Lord Bigi ora! Mi sa che sta avendo problemi con il calcolo degli spettatori, ma stranamente la chat è super in diretta. Di solito era in differita di almeno un minuto, boh, vai a capire. No, ma infatti mi dice che ci sono due spettatori, ma non penso, cioè siete in tre che mi state raccontando. Vabbè, vai a capire. Tra l'altro, Stella, se vedi che magari sono in ritardo, soprattutto perché rischio di perdere qualche frame ancora con questo gioco meno di Marta. Adesso parliamo anche di Marta e poi iniziamo. In caso fai un F5 selvaggio oppure esci e rientra nella live, che almeno sei in pari, altrimenti rischi di perderti pezzi. Lo diamo i gatti, quello sempre e comunque. A proposito, Marta is dead, poi giuro che veramente iniziamo, ma tanto abbiamo 2 ore, quindi va bene. Ok, perfetto. No, te lo dico perché sennò veramente rischi di perderti i pezzi e magari mi chiedi qualcosa e ti rispondo e ti arriva veramente in differita. A proposito di Marta is Dead, oggi sono andata avanti perché me lo sto giocando pian piano da sola e mi cago sotto, raga. Si può dire, se si offende qualcuno, me la faccio sotto. Cioè, Town of Light in confronto è niente. Cioè, oggi ho dovuto fermarmi perché non ce la facevo a sopportare. Io ho bisogno di qualcuno che mi tenga la manina mentre gioco. Ho bisogno delle luci accese. Cavolo, sono all'inizio, sicuramente. Ma la cosa che io devo praticamente andare avanti a far foto nel buio più totale, ho dovuto fotografare lei nella bara, al buio. No, io avevo il terrore che da un momento all'altro si alzasse su e mi ammazzasse. Ok? Non è fattibile, ho bisogno veramente di qualcuno. Anche se io ti dico, sono ora a cena, quindi non sarò super attiva. Ma vai tranquilla, tanto al massimo si può rivedere la live. Adesso mi stacco. Si può rivedere la live quando vuoi, perché tanto rimangono salvate 60 giorni se non sbaglio per chi ha Prime. Sì. E se no, al massimo ti facciamo il riassunto, non ti preoccupare. E quindi niente, me la faccio sotto a giocare a Marta's Dead, ci metterò
15 anni e credo che sarebbe stato molto molto bello portarlo in live perché le mie reazioni credo sarebbero state oro colato. Oggi le scene me le sono fatte così. Quindi va bene. Ciao, bravi, salutatevi. Bravi, bravi, bravi. Se non ho salutato, ma stiamo facendo cena. Raccontaci che cosa state mangiando, dai, che cosa avete mangiato, ragazzi? Poi veramente iniziamo. Che io in realtà mi sto venendo via a chiacchierare, però so che siamo alla fine. Quindi, anche se ci perdiamo un attimino via di più, non succede niente. Cenate con Gaudio. Mi racconti lei che ha mangiato? Fai pratica di just chatting. Ma allora, ma in realtà parlando quasi niente. Durante il giorno, quando ci sono le live, cioè, ho anche piacere magari a mettermi a parlicchiare un pochino. Facendo soltanto back office al lavoro, non è che parlo moltissimo con qualcuno. Quindi, sugo di pomodorini freschi con spaghetti, buono. Anche se gli spaghetti non è che mi piacciono particolarmente. Sgusciano via, sono troppo sottili tra l'altro, mi piacciono di più quelli più spessi, anche se i più buoni sono i rigatoni, e lì mi piacciono un sacco, nemmeno a me, con il sugo, beh allora con il sugo sì, ma allora la pasta deve essere affogata nel sugo per quanto mi riguarda, che mi significa la pasta un pochino appena appena sporca di pomodoro, mettiamo, e poi se viene affogata pure col formaggio sopra, perfetto, la dieta che va a quel paese, però va bene così. Va bene così. Ah, sono già stanca di parlare, raga, dobbiamo ancora finire. Tra l'altro, qui che siamo al cimitero, adesso, penso che inizieremo a vedere un attimino alcune parti conseguenti alle scelte che abbiamo fatto prima con la lettera e tutto, quindi non so che cosa mi verrà fuori in realtà. Io in precedenza per poter finire il gioco qui in realtà io l'ho già fatto 100% a parte Ale che mi ha aiutato per l'ultimo, come dicevo, l'ultimo achievement, come dicevo alla live scorsa, però per il resto sono riuscita a far tutto e quindi ho già beccato tutte le quattro diramazioni, chiamiamole così. Non so assolutamente che cosa mi aspetta adesso, vediamo. Dopo il cimitero possiamo avere cose diverse. Non so che cosa mi aspetta. Pasta preferita su tutte, mezze penne rigate e farfalle. Le farfalle vanno bene per l'estate più che altro. Allora, le farfalle vanno fatte al pesto, poco ma sicuro, e poi vanno benissimo per l'insalata di pasta estiva. Mi fai una ciotolona grossa così di farfalle con dentro pomodoro, mozzarella, tonno, la qualsiasi, e io sono contenta. Vado avanti in serata di pasta d'estate, va bene così. Le farfalle piacciono a tutti, per me con tutto se infatti. Se c'era un doppio senso, sono ancora alle 9 e un quarto, quindi siamo ancora in fascia protetta. Non pasta fredda che non mi piace, come no? Non dirmi che se per l'insalata di riso ti tolgo la parola. Scherzo. A me il riso non. Allora, risotto sì. Riso no, riso bollito così non mi dice, ma neanche l'insalata di riso mi piace particolarmente. Risotto mi viene pure bene, quindi direi di sì. Non sopporto la roba così fredda. C'era un ottimo doppio senso d'effetto, l'ho capito, ma visto che appunto dicevo siamo in fascia protetta, niente. Ridiamo, no, io rido sempre. E comunque. Ciao Air! Ma su Twitch non è sempre fascia protetta? Sì, esatto, assolutamente sì. Ciao Tino! Anche a te, anche se qua ormai vi conoscete tutti più o meno, ma ciao Tini li faccio sempre a chi so che streama, perché sì, perché è giusto così. Sì, è quello che dicevamo alla scorsa live, sempre su Town of Light, che B-Run non si può più dire, pare, e non si può neanche più mettere come tag. È una cosa che mi urta molto perché scrivere first playthrough non si capisce che cavolo stai facendo. B-run, si capisce. Odio le cose fredde, ma no, ragazzi, non mi dite così. Sembra che sono l'unica che ama la pasta fredda, così. No, la cosa buona è che non devi neanche stargli a riscaldare, o okay? Che ti fai il ciotolone d'estate, poi te la tieni un paio di giorni, mangi solo quello e va bene.
capisci? Non ce la faccio, infatti odio il pranzo a sacco. Dipende da che cosa si ha il pranzo a sacco. Perché se io devo mangiare fuori al sacco e mi faccio un panino striminzito con due cose in croce, mi scazza anche a me. Però ammetto che è comodo. Non che mi capiti spesso, alla fine. Però non ho capito cos'è, però la categoria. No. No, dovremmo giocare in realtà. Town of Light dovrebbe esserci fuori. Adesso mi fa venire un colpo, fammi vedere. The Town of Light, ok, perfetto, è a posto. No, ci stiamo venendo via a chiacchierare. In realtà dovremmo anche iniziare, anzi, cosa che magari facciamo subito. Just Eating è la categoria, prima o poi faremo anche quello. A me piace il pranzo al sacco, ma la pasta fredda che non amo. No, dai ragazzi, non ditemi così. Cioè, ho il cuoricino spezzato. No, allora, hai ragione, sono un quarto d'ora che stiamo chiacchierando, direi che ci spostiamo. Andiamo a finire Town of Light. Fatemi togliere la musica, magari. Ecco, le mie orecchie ringraziano perché ce l'avevo super alta. E andiamo avanti. Fatemi come al solito spostare qui cose, mica cose. Ho troppi cavi, raga. Ok, allora facciamo. Ci siamo. Non farmi così, che cavolo mi fa venire fuori. Ok, perfetto, perché non mi prendi qui? Va bene, facciamo così. Capitolo, ultimo gioco e andiamo. Siamo fermi al cimitero. Grazie per lo shoutout, niente, figurati. Ah, una cosa che ho notato di questi giochi, raga, è che si caricano in modo non lento di più, ma sia questo che Marte is Dead. Ci mettono tantissimo. Di colpo è impazzito. Ci mettono tantissimo. Guarda, che si sta già bloccando. Guarda che perdiamo già frame. Frizziamoci tutti un attimo. Dai! Oh, issa! È lento. Eccoci, ci siamo tornati. Dove sono, raga? Dove sono? È la CPU che sbarella la connessione. No, no, CPU perché con questo gioco, non ti preoccupare, è normale. Con questo gioco nelle transizioni o in alcune scene si perdono frame. Con Marta è molto peggio, se ti ricordi. Non so se avevi visto un pochino come stava andando male. Quindi è tutto normale. Raga, io non capisco perché siamo qua. Non è il cimitero questo? Perché sono qui? Cioè, io non so neanche dove sono qua. È una di quelle scene, che dicevano, dei quei quattro mezzi finali. Ma io non so perché sono qui. Avevamo lasciato il capitolo al cimitero. Anche a me lo faccio più, va mille con i giochi. No, ma è con questi qua della LK in realtà. Non so come mai. Questo sapevo che potesse andare bene perché l'avevo già portato. Non so perché qui mi dà più problemi. Non so. Con Marta non è fattibile. Aspetta un attimo, però perché mi urta avere gli avvisi che perdo i frame. È una cosa che odio. E quindi li cancello più che altro, se no mi viene l'ansia di vedere quanti ne ho. Appunto, dicevo, qui siamo già in una di quelle quattro parti diverse, ma io non so perché mi fa iniziare già da qui. A parte che al cimitero non credo che ci fosse molto da fare, eh. Non so neanche che devo fare qui. Vediamo qua. Non mi fai fare niente. Perché tra l'altro non credo di aver giocato normalmente da sola, non credo di esserci mai arrivata qui.
Ci sono arrivata per quando ho fatto 4 punti, ma da sola mai. Prima andavano bene, poi Windows ha fatto aggiornamento, ora problemi, no. A me da quando mi ha fatto Streamlabs mi si è... ho avuto problemi. Ah, ma non mi fa neanche entrare qua. Che devo fare? Uscire allora. Io esploro, scusate, ma non so che devo fare qui. Penso che devo semplicemente uscire, forse, a sto punto. Però io dove sono qui? Seguiamo il carro funebre fino al Camposanto. Ah, devo scendere io da sola? Ma mi ci avevi già trasportata. Non mi era chiaro, io stavo impazzendo così. No, ma mi sembrava che mi faceva tornare di qua comunque uno dei finali. Infatti mi sono presa male, ho detto, mi sta a vedere che ho perso la scena del cimitero. Mi stavo già impazzendo. E non so neanche da che parte devo andare io. Il carro funebre se n'è già andato. No, forse devo andare di là. No, Ferri, ma l'aliano di qui allora. Tra l'altro non mi fa neanche correre in sto gioco. Aspetta. Dai, rima. Ok, no, di qua, giusto. Andiamo di qua. Andiamo al cimitero, raga. Una bella gitarella. Oddio, credo che si vada di qua. Mi sto già sbagliando. Ah, no, no. Camposanto, ok. Ah, perché noi ragazzi siamo entrati da qui in realtà. Da qui siamo entrati. Siamo usciti da di qua. Ok. E niente. Segui il carro funebre. Mi avevi già portato al cimitero. Perché mi fai fare tutto il giro di nuovo? Vabbè, vabbè. Ma almeno è facile. Eccolo lì. Lì che mi aspetta. Uscire. Guardalo come va. Ti devo seguire, aspettami. Una cosa che odio è non poter correre qua in questo gioco. Ho capito. Andare dritta di qui per forza. Segui il carro funebre, ma oggettivamente non è che. Va bene. Io mi perdo. Non ci credo che c'era solo questa stradina qui. Raga, guardate che bello però. Proprio toscana. Io avevo giocato una cosa tipo Birthday, non so che, mamma mia, secoli fa. Ah, secoli da andare da una parte all'altra del castello, come ti capisco, io mi perdo sempre. No, io sono terribile. Ma più che altro, vedi, non è che c'è una vera e propria strada. Io a tornare su ci metto secoli. Ah, qui è facile, siamo arrivati. Scendo. È tornare su che non riesco. Allora, andiamo qui da che parte. Ah, tanto girare intorno all'entrata ci si arriva. C'ero già arrivata, io non capisco perché mi fa rifar tutto. Deve essere qui. Signora entrata. Ok,
Eccoci. Immagino che sia qui, qua c'è una strada. Ah, oh. Fantastico. Bene. Siamo? Piccolino comunque per essere il cimitero di un manicomio. Allora. Ah no, è un sasso, credo. Mi fa fare un sasso. Niente. Credevo che fosse chissà cosa, ma. Allora, vediamo se mi fa. E mi sembra che facesse interagire con alcune tombine. Non mi ricordo quali, ovviamente. Dovremmo trovare quella di Amara, immagino. Era una di queste. Un pezzo di formaggio è probabile. Non ne ho la minima idea. Allora, questa dai. Che devo fare? Mi dai neanche indizi. Questa storta, dai, questa storta. Non lo so, è una pietrina del cavolo. Sei tu? Voleva salutare quella là, vediamo se può far qualcosa. Non so chi cavolo. Adesso le provo tutte, raga. Oh, era una di queste quadrite, dai. Secondo me sei tu, dai, sei tu. Devo fare, raga. Tutte rotte tra l'altro. Guarda come la tengo su questa. Boh, non mi dà neanche indizi. Mettiamo qua. Ah, c'è ancora la bambola. Qua c'è una cacchio di. Ma che cavolo. È una cavolo di bar questa. Ok, niente, mi sa che dovevo soltanto prendere la bambola, allora ero convinta di dover interagire con le. Niente. Ecco Charlotte, la mia voce, i Oh, miei ecco. occhi, le mie orecchie, la mia stessa anima. Abbiamo fatto quella Andiamo a al giocare buio. insieme, ancora una volta. Abbiamo sbloccato questa scena, dove è notte ed è abbastanza creepy. Come torno indietro? Dimmi che si torna indietro di qua, dimmi che si può o non si può. No, sì che si può, dai, dimmi che si può. No. Come torno indietro io? È buio, non ci vedo. La mia voce per dire cose. Madonna. Cose senza senso. Ah, però ci Ferire sono gli una altri e brutta. mettermi nei guai. Occhi per vedere gente disperata. Io sono concentrata a salir bene. L'ombra allo specchio di ciò che sono stata. Scavata, consumata, mi stanno lentamente uccidendo giorno dopo giorno. Le mie orecchie per sentire urla, deliri, minacce e false promesse. Allora. Ah, ok, di qua.
Che ansia questa musichetta! Andrà tutto bene, tutto passerà. La mia anima è incapace di morire. Di adattarsi ad un mondo che non mi apparteneva. È sempre stato lontano, sempre più lontano. Mi dai anche aiuti, dovevo trovare. Andiamo a giocare Ecco. insieme, ancora una volta. Ok. Anche la bambola, sì. Ho trovato la bambola, dobbiamo giocare qua, credo, se non ricordo male. Ehi. Ti metti? Ah, devo andare avanti io? Va bene? Vorrei perdere la mia voce. Vorrei perdere i miei occhi. Ok, va bene. Vorrei perdere l'udito. Vorrei perdere me stessa per sempre. Non bevo, un attimo. Che cavolo? Madò, quella bambola. Ah, ok. Non si è accoltellata lei, va bene così. Ok. 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 Lo so ancora questa canzone. È una cosa terribile. Tra l'altro, raga, adesso mi vedrete girare per tipo 5 minuti perché non capirò dove andare. È tutto normale, lasciatemi in pace. Sì, questa parte qui è terribile. Ecco Ale, se tu per caso dovessi ricordarti, così per sbaglio, dove andare, è molto apprezzato. Così almeno evito di fare la figura della scema. Però vabbè, no, questa scena qui, tra l'altro, è molto, 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 molto lunga. Ed è tutta così. Andiamo. Sei un GPS. Sicuramente più bravo di me. È un labirinto. Dai, avanti. Vadi avanti. Che fa? Non cincischi, vada. Oh. Ragazzi, se siete epilettici non guardate. Così. Io vado avanti così, raga. Mi dà molto fastidio. È fastidioso. Eh sì, ok, ci siamo, ci siamo. Non te li ricordi, va bene anche io. Faccio tante cose per te. Non le dico a nessuno, Neanche nemmeno io, a ma ci me proviamo stesso. comunque. Ne abbiamo 17 di disegni da trovare, raga. Ma non poteva andare un pochino più veloce? Tu morta? Eh sì, più che altro danno molto fastidio le luci. Eccone la 1. Danno molto fastidio le luci così, raga. Purtroppo posso farci poco. La mia bambola Charlotte è tanto bella e tanto buona. René no, invece.
No, di qua. Dove vado? Andiamo giù di qua, dai. Adesso sto tornando indietro e sono qua. Sì, sto tornando indietro, non ci credo. E allora entriamo dentro di qua. Aspetta, dove sono già? Andiamo di qui, dai. Andiamo giù di qua. Quante piccine. Ma non li riesco a beccare tutti io qui. Dove vado? Dove vado? Eccone qua uno. Il signor Onofrio aiuta la mamma, se no poi cosa faremo? Oh, guardane qua un altro, perfetto. Purtroppo, raga, il Il tempo non signor so Onofrio è quant'è, così buono. perché non abbiamo fuori Io il sono timer. cattiva perché non sono gentile. Guardane qui quanti. La mamma deve lavorare sempre perché d'inverno fa anche tanto freddo. Torniamo su qua. Andiamo giù di qua. Vediamo. Proviamo. Io qua il senso dell'orientamento è pessimo. Vuol dire che siamo veramente alla fine, raga. Praticamente. Ah, qua non c'è niente, no. Non è. Eccone uno, quello dei corvi. Ecco Un uccello nero mi sta mangiando la testa. Ecco perché perché mi mi fa fa tanto tanto male. male. Beh, raga, sono già 6 su 17, è oltre ogni previsione questa cosa. Sono bravissima. Come ho fatto a non vederlo questo? A scuola si imparano tante cose e bisogna andarci, perché se no come si fa? Come si fa? Che brava sono! Io non sono come gli altri, perché no? Perché? Sono su di qua. Proviamo. Non li finiamo, non li finiamo. Un altro, ma sono bravissima oggi, raga. Il signor Onofrio è gentile, ci aiuta. Se lui non c'è, allora sì che devo avere paura. So come sto facendo, ok. Andiamo giù di qua, dai. Non c'è niente. Un altro. René è Ma raga, sono gentile con bravissima un oggi. bambino, ma lui mi spaventa sempre. Andiamo di qua, dai. No, andiamo giù ancora, vediamo, proviamo. No, non dirmi che è già finito. No, vabbè, ma sono troppo brava Don oggi. Gino sa tutto, parla con Dio che gli dice un sacco di cose. 11 su 17 è già un record per me. Ok. Sono passata, so. In mezzo, andiamo in mezzo, non mi ricordo, ma. Mamma mia, questi sottofondi sono terribili. No, vabbè, sono so troppo brava. Da che riesco a farli tutti? Non ci Le mie credo. compagne di scuola quando c'è la luce. Compenso però. Vista altra roba lì? No, no, non buio adesso, please. No, mi sto prendendo. Un gatto mi entra in bocca e mi mangia tutto da dentro. Almeno non si vede niente. Oh no, sta diventando buio?
No, 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 da che ci sto riuscendo incredibilmente a fare. Dove vado, raga? Giù, dai, andiamo sempre giù. Non so, sto parlando a caso. Ero già passata di qua, uffa. Ma non potevo essere brava per sempre, devo andare di sopra. Vabbè, vabbè, dai, andiamo. Qua non sono ancora andata. No, ero già andata di qua. Vabbè. Niente, ne giriamo, raga. Quanto sono inquietanti i corridoi, sì. Molto. Stata brava fino adesso, ma ora mi sa che inizia la perdizione. Sono molto inquietanti. Oddio, ma dove vado? Di qua, dai, andiamo di qua. Mi perdo. Help. Eccone uno. No, sta diventando buio. No, 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 ti prendo. Quando ero piccola, piccola, non dormivo mai, povera mamma. Cavolo, avendone trovato uno, mi sono... Ah, sono salvata. Incredibile. Andiamo dritto di qua, dai. Che se... Quando ero piccola, piccola, non mangiavo mai, Bravissima. povera Cioè, mamma. sono a 15 su 17 e mai fatta io una roba del genere. Quello lì un altro. Sono bravissima. Mi vogliono fare male, sono tanti, volano. Neanche Charlotte mi può Dai, aiutare. dai, dai, l'ultimo, ce la facciamo. Non so come. Ah, eccolo qua. No, non ci credo. La mamma lavora tanto perché io devo mangiare, se Li no, non cresco mica. ho fatti tutti. Non era semplice trovarli tutti e 17, ma io sono mai riuscita, tra l'altro. Cioè, giusto oggi lei è la prima volta che riesco ad andare avanti. Cosa è Va bene. successo? Cos'è questo posto? Forse sono Non morta. mi sono fatta di sostanze, giuro. Non vedo la luce, forse sono morta. Non ce la faccio dal serio. Che Come puoi succede? dirlo? Cosa Cocco succede? bello? Qui non c'è nessuno, eppure questi rumori. Buono il cocco, cioè, oddio, Che relativamente. male alla testa. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Andava clippata comunque, tutto ciò andava clippato. Loro dovrebbero venirmi a prendere, credo. Ah, no, così. Ecco i frame che vanno. Aspettiamo. Non ci sei mai riuscita, ci riesci al primo tentativo in live. Hai ragione. Sono stupita anch'io in realtà. Ah, che alto. Sono stupidissima anch'io di esserci riuscita. Ora due monitor, devo dire altro. Oddio, ma sono poco d'aiuto, per... Mamma mia, ammazza che brutti. Alla fine, il monitor di qua guardo voi in chat. E qui guardo... Comunque, ammazza che brutta che sei, oh. Ma se voi siete andati all'asilo delle suore, chiedo, ma erano brutte così uguali. Senza nulla togliere, però... Non è come hai sentito belle cose sulle signore suore. E cavolo, stava andando. Questa cosa mi sta facendo paura. Durante il riposino, siccome non riusciamo a dormire post pranzo, mi diede un ceffone che ancora me lo ricordo. No, quando?
Non è vero. Impossible. Non è vero. Non t'ho mai pestato durante. Ma perché i riposini non li facciamo? Appunto. Non racconti fesserie lei. Ah, oddio, parlavi delle suore. Scusa, sorry. Non avevo collegato. Una durante il riposino, siccome non riuscivo un po' a dormire, fa sprazzo, mi diede il ceffone che ancora me lo ricordo. Ah, vedi che stronza. Anche io dormivo comunque dopo il riposino, lo odiavo. E non dormivo dopo il riposino, va bene. Non dormivo al riposino, lo odiavo, non dormivo mai. Infatti mo mi sveglio alle 6. Raga, un attimo solo, che voglio togliere la notifica del frame perso e poi ritorniamo perché abbiamo quasi finito. Oh, un altro foglietto, cos'è? 4 maggio 1942. La paziente aveva in passato manifestato propositi di suicidio, non dando mai seguito alle intenzioni. Ieri si è inflitta lesioni importanti, colpendosi al ventre con delle forbici appuntite. Era la bambola. Sedata, contenuta e trasferita in cella di contenzione. 10 maggio. Trasferita a reparto agitate per osservazione. Isolamento, insulinoterapia. 25 settembre. Buona risposta alla terapia. Risponde alle domande e ricorda quanto accaduto, ma non vuole dare spiegazioni. Dichiara di avere dei vuoti di memoria, interi giorni di cui non ricorda nulla. Si mostra ansiosa e chiede di essere rassicurata. Pensa di aver fatto cose mostruose nei periodi di cui non ha memoria. Ah, finite, finito così. Ok. Qui sembra il piano superiore del padiglione più grande che c'è a Mombello, comunque. Ricordo una roba del genere. Guarda lì, tutto rotto. Questa zona qui mi ricorda molto, molto Mombello, che mi ricordo la prima volta che ero andata. Al piano di sopra mi sembra che tra l'altro ci fosse un buco del genere, ma nel pavimento. Ecco, dove devo andare? Ah, vediamo. Per passare? Ok. No, no, no. Ah, sì, pa ok, passo. Molto ordinato però. Ah no, non si va da nessuna parte di più. Ok. Questo è più labirinto che altro. Mamma mia, ancora. Cioè, ma questa come ci è arrivata? Al piano superiore comunque. Vai! Ok. C'è un altro foglio! Ma io li avevo mai trovati tutti sti fogli. 11 novembre 1942. La paziente parla poco, rifiuta il cibo, nutrita attraverso cannula nasale. 2 febbraio 1943. La mancanza di cherosene per il riscaldamento e di viveri adeguati sta mietendo molte vittime nell'istituto. La guerra non risparmia nessuno, neanche questi alienati. Nonostante la giovane età, anche questa paziente si è ammalata a causa del freddo e della malnutrizione. Solo questo mi dici? Osti. Qui cado. Non c'è niente. Non si può.
Ah, questo qui è il buco di prima che dicevo, mi sa. Posso entrare qui? Ok, andiamo qui. Ma il bello è che trova tutte queste cose preparate per lei. Devo fare. Manca la. Ok, mettiamo la bobina. Ma come si accende? Ah, devo metterlo anche di qua, immagino. No. Ah, così. Qui dentro non ride mai nessuno. Intendo dire ridere davvero, non quelli matti che ridono perché dice che sono matti. Non lo so io poi perché ridono effettivamente. Dicono che sono matta anche io, ma a me non viene mica da ridere mai. La gente rideva di me un tempo, ma avevano ragione, sa? Non si può mica sempre piangere. E poi si ride quando si ha paura, no? È capitato a te e non a me, meglio così. Sono così, insomma. Per dire che sono fortunato, non ti devi mica offendere perché è vero. E in fondo è come avere pietà, per dire. Ma poi uno pensa a se stesso e allora ride per dire che è fortunato, che tutto passerà, che è tutta merda. È tutta merda questo posto. Non mi vuole mica dire che non è vero, no? Lei è una persona intelligente, istruita, mica come me. E se vedo io che è tutta merda, figuriamoci lei se non lo capisce. No, via. Io sto bene qui, sa. In fondo posso fare quello che voglio. Dire quello che voglio. Ma queste sono registrazioni di lei che parlava, credo. Fermi. Continui tu. Devo fermarti io. Ah no, ora si fermerà perché. Infatti. Infatti, Renetti. Anche questo penso che sia. Non mi fai cambiare l'altro? Me lo fai prendere? No? Dai, non ci credo. Non me lo fa. Non ci credo che non posso prendere l'altro. Incredibile, però come funzionasse ancora, eh? Proprio per lei. Volevo ascoltare anche quest'altro, perché no? Vabbè. Ok. Andiamo avanti. Me lo fai ascoltare? Che sì. Ah, forse. Ma dove? Qua. Dov'è? Qua. Oh, eccolo. No. Questo sarebbe un telefono? Ti ha toccato, mo? Niente. Oh, telegramma. 28 agosto 1942, si comunica decesso ad Attì, madre della Renetti, presso di voi ricoverata. Nessun parente conosciuto, in fede Onofrio Era morta la mamma. P. Non c'è nessuno per me, più nessuno. La solitudine è strana, rende tutto così ovattato, rallentato. È un urlo senza fine.
che non emette alcun suono, un grido silenzioso. Non riesco più a distogliere lo sguardo da me stessa. Non uscirò mai più da questo posto. Non c'è nessuno per me là fuori. Queste pareti sono divenute la mia pelle e la misera disperazione al loro interno la mia anima senza voce. Qui non si piange più oramai. Quanto vorrei sentire la vita, la disperazione, la rabbia. Non ho più sognato, fantasticato, forse neppure più pensato. Mi sono nutrita di una realtà che mi ha corrosa, privandomi di tutto. Anche della capacità di provare dolore. Cavoli. Oh, Milky! Ciao, scusami! No? Ti ho... Non ti avevo visto, ciao! Salutino, ciao Tino, anche a te assolutamente, ragazzi, lei dovete andarla a seguire. Assolutamente. Dovete, è una personcina super super carina, gentile, proprio il massimo secondo me. Tra l'altro l'ho conosciuta lei mentre giocava a Town of Light, che io l'avevo appena portato, quindi un motivo in più, ragazzi, dovete andarla a seguire. Assolutamente, ciao! Spero che vada tutto bene, noi abbiamo già quasi finito. Da sciottino a sciottino un attimo, no? Come va? Bene, 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 abbiamo quasi finito. Poi ricominciamo. Non va? Dai. Facciamo finta che vai, perfetto. Ma figurati. Per te c'è sempre pronto lo sciottino. E sai che ho soltanto cose belle da dire. Ah, ma c'era la cassettina. Ho assolutamente soltanto belle parole per te. Tra l'altro, ragazzi, se vi interessa, oggi lei stava giocando a Monkey Island al nuovo. Ma no, non mi fa far niente. È vero, voi vi conoscete già. Sto cercando qui di capire se devo fare altro. No? Questo l'abbiamo visto dal vivo. Ale, ti ricordi? Abbiamo visto uno dei musei a Volterra. Sa che l'ho fotografato. Solo, solo cuori. Oh. Ah, no, non me lo fa. Vediamo. Ma io l'avevo mai visto questo. Fermo. Chiedi un po' tanto a memoria, no. Me lo ricordo io perché gli ho fatto la foto per i colori. Quindi questa era lei. Non dice niente. Così. Finisce così. Ma siete stati proprio a vedere il manicomio abbandonato? No, perché me ne sono totalmente dimenticata quello che ti dicevo oggi. Siamo andati a Volterra, in realtà, e io mi sono organizzata tutte le cose da vedere, tutto l'itinerario. Una settimana sono stata in Toscana e... mi ero organizzato tutto, tipo il penultimo giorno, io che mi ricordo e dico, ma cavolo, ma Volterra c'è il manicomio e c'è ambientato The Town of Light, ma sono una deficiente che non l'ho organizzata una visita. Soltanto che però il weekend, se non sbaglio, non le fanno. Tra le tante attività da fare, essendo a prenotazione, non si è riusciti. Ma tra l'altro, se non sbaglio, al sabato non facevano le visite, sabato e domenica. Sa che lo fanno soltanto nei giorni in settimana. Non mi ricordo, però sì, siamo obbligati a tornare allora. A parte che appunto, te l'ho detto, vai sul sito e vedi la stessa identica cosa. Proprio non fedele di più, ma dove devo andare adesso? È di qua. Per forza. Sì, guarda, terribile. Io che poi organizzo sempre tutto, come ho fatto a dimenticarmi di questo, non ne ho idea. Per forza devo andare di qua io.
Eh sì. Sugli scaffali c'è qualcosa? Credo, no. Comunque, Milky, lo dico anche a te. Milky o Sandy, come preferisci? Perché io ti nomino sempre Milky, però mi devi dire tu come preferisci in realtà. Ti sei persa il fatto che sono riuscita a prendere per la prima volta in assoluto tutti i disegni nel labirinto. Vederlo dal vivo fa più effetto, penso proprio di sì. Infatti io mi mangio le mani per essermene dimenticata. Di qua si può uscire, no? Frustone. Ok. Sta facendo tutto il giro praticamente. Che io non me lo. Qua mi fai leggere qualcosa? No. Ok. Come preferisci tu, uguale, ok? Perché io a volte faccio un po'. Puoi salire sulla scala? No. Ah, cavolo! Proprio aperto così. Ok, qua mi fai leggere. Nope. Vediamo anche di qua se trovo qualcosa. Mi fai fare? Niente, qua sono tutti scaffali vuotissimi. Con tutto quello che avevo visto si poteva fare un diario di bordo. l'ho fatto su Facebook praticamente. Qua avevano gli ascensori. Ma dai. Non l'avevo mai visto. Sì, però cavolo, vuoi mettere venire qua a vedere il vero e proprio manicomio di Volterra? Bisogna tornare per forza. Ah no, è chiuso, certo, è chiuso. Vorrei dire. Vediamo se di là mi fa andare, se no giro dentro di lì. No, anche qui è chiuso. Mi fai prendere l'ascensore? Mi fai prendere l'ascensore? No, ok, niente, vado giù a piedi. Per forza. Dio. Di qua, sì. Dove siamo, tra l'altro? Piano è? Il terzo piano, forse. Non mi ricordo quanti piani aveva questo padiglione. Questo. Cosa che si illuminava? O era un bughino? Vedi che c'è qualcosa. Qua. No, non mi fa prendere nulla. Ah, mi apri le porte così. Da solo. Okay, che devo fare? Andiamo qui. Qui no. Dove devo? Ok, qua mi ritrovo fuori di nuovo. Fuori dove? Uscire? No. Sono sul retro, credo. Mi spiace un sacco che tu non stia riuscendo a portare Marta. No, ma guarda. Forse è un bene perché lo sto giocando da sola, lo dicevo prima inizio live 5 e. maggio Oh, poi ti 1943. spiego. René è in buono stato di salute, si nutre e parla, orientata nello spazio e nel tempo, terapia sospesa. 3 dicembre. Chiede ragionevolmente di poter lasciare l'ospedale, valutare paziente per mesi 6. 2 maggio 1944. Dimissione negata nonostante il parere Come? psichiatrico favorevole. La paziente non ha alloggio né alcuna Anche qua fonte devo di andare. sostentamento. Ok. No, ma stai riuscendo a giocarlo offline? Almeno sì. Quello ci sto riuscendo. Tra l'altro, quello che stavo raccontando anche inizio live. Me la faccio sotto. Almeno riesci a vederlo, sì. Ma no, perché ti muovi? Me la faccio sotto. Sono ancora all'inizio, in realtà. Però.
Ho fatto praticamente i primi obiettivi, quello di fare la foto a lei nella bara e poi andare giù al lago a prendere tutte le macchine fotografiche. Praticamente le transizioni le ho fatte così, a coprirmi, a coprirmi il volto. Oh, mi fa più paura di quel che pensassi. E pian piano le farò tutte. Andrò molto piano, ma lo giocherò, perché sì, ci ho speso soldi, quindi sì. No, anche perché sono molto curiosa, mi sa che è molto più horror quello di... No, qua non ti illumini neanche. Mi sa che è molto più horror quello di Town of Light. Ma tutta la vita... Ah, è vero, devo andare giù di là. Che ansia qui. Non mi piace mai qua. Allora... Il disclaimer lo facciamo dopo. Ecco qui. Qua si parla sempre di bare comunque. Jumpscare non ce ne sono. Che bello che mi dici questo. Giusto una cosa che magari può spaventare un pochino se non ricordo male. Oddio. Già vedere lei che ti appare ogni tanto nei boschi mentre vai giù al lago, ma me l'ha fatta far sotto. Che poi, tra l'altro, tu non ti spaventi neanche. Hanno proprio detto gli autori che non volevano inserire jumpscare e mi hanno fatto un favore. Perché già quello mi spaventa. Che poi se mi dici tu che c'è qualcosa che può spaventare un pochino e tu non ti spaventi mai, stiamo a posto. Allora, intanto, ecco Marta. Dobbiamo dire? Ecco Marta, non Quattro so. maggio. Viene spiegata l'impossibilità della dimissione. Renea apprende così, a Ah. distanza di 2 anni, della morte della Ok. madre. Ecco Marta, eh. Fantastico. Apposta era lei che appariva nei boschi, quello che intendevo. Ah, ok. Ok, sì, no, lì in effetti mi ha preso un po' male. Più che altro perché è tutto buio, è soltanto sta lucina. Appare lei ogni tanto. È una chiara citazione di Così è la vita. Ma dai. No, qua. Oddio, a parte Milky, non so se tu l'hai notato. Ma non ha. Non ho spaventato mai, infatti, riconosco che a chi non è spaventato potrebbe, non è abituato potrebbe spaventare, sì, tipo me. Non so se l'hai notato, ma a inizio di questo gioco, quando vai a esplorare nella casettina che c'è prima di entrare nel manicomio, che ci sono tutti i ritagli di giornale, sono le stesse notizie che ci sono nel giornale che si va a leggere in Marta all'inizio, quando tu scendi in cucina, mamma mia, che faccia. Che sei senza occhi, amo? Allora, il disclaimerino lo facciamo qui adesso, perché siamo alla fine, raga. Il disclaimer per Twitch io l'ho messo, quindi siete avvisati. Se vi spaventate, se siete impressionabili, non guardate. Adesso, Ale, tu sai, quindi in caso se ti dà fastidio non guardare, ragazzi, se siete impressionabili adesso, vi consiglio di non guardare. 5 Perché maggio. no? Durante la notte ha cercato di togliersi la vita impiccandosi con un lenzuolo, salvata grazie all'intervento delle infermiere. Bello. Contenuta a letto, tenta nuovamente il suicidio, cercando di soffocarsi. Si Non l'ho mai notato decide perché questo l'ho per una giocato nel lunga cena in 2019. No, ma anche trasfrontata. io l'ho notato adesso in live. Io con molta nonchalance guardo il muro come i gatti. Io se riesco evito comunque di mostrare l'inquadratura spostando la webcam, però penso che non sia possibile. Dove devo andare, raga? Di qua? Sto perdendo. Di qua, ok. Adesso. Questa è l'unica scena che ha dato fastidio persino a me. Sì. Però diciamo che la lascio lo stesso. Quindi, raga, ve lo dico, se vi dà fastidio, se siete impressionabili, se vi danno fastidio determinate cose,
In particolare lobotomia, che faranno vedere esattamente come si fa una lobotomia negli anni 40. Quindi se vi dà fastidio, ragazzi, non mi offendo se cambiate, se non guardate. Qui vi spiega, la pratica della lobotomia si diffuse in Italia molto rapidamente con grande anticipo rispetto agli altri paesi europei e gli Stati Uniti. Tecnica originale di Moniz, perfezionata in 1937 da Fumberti che concepì la... Non ho finito di leggere. Si trattava di raggiungere i lobi frontali del cervello, trapassando lo strato osseo dell'orbita oculare al di sopra della palpebra e quindi danneggiarli attraverso un'iniezione di alcol o formalina o con l'uso di un apposito strumento. Così, raga. Ok? Contrariamente a quanto spesso pensato, non sempre i pazienti subivano danni invalidanti, seppure questo accadesse con frequenza. Moniz fu insignito del Nobel per la medicina nel 49. Questa pratica cadde progressivamente in disuso dopo l'avvento della clorpromazzina negli anni 50. Cambiate pure. Vi autorizzo. A un certo punto avevo censurato, mi ricordo. Mi ricordo però, a me spiacerebbe censurare in realtà. Perché comunque è la fine del gioco, quindi mi darebbe fastidio censurarla. Per quanto capisco che possa essere fastidioso. Non piangere, Ale, non guardare. Io l'ho detto, raga, non guardate se siete impressionabili. Però abbiamo praticamente finito. Lascio così. Sempre scene pesantine loro, sì. Proprio poco, poco, poco. Io torno ora, vedi proprio la fine, quindi se ti impressioni, Stella, non guardare. Te lo dico, non mi va di bloccare la scena perché siamo alla fine. Però se ti impressioni facilmente, lascia stare, poi te la puoi guardare con calma. Qui fanno una vera e propria lobotomia, ragazzi, quindi ve lo dico. Stava vibrando. Ah, è vero, non abbiamo finito qua. No, non mi fa neanche cambiare. Mamma mia. Finito. È andata, credo. Ah, continua. Ok. Mamma mia. Me la ricordavo meno forte. Me la ricordavo meno Avete giugno forte. 1944. Intervento ben riuscito. Paziente tranquilla, orientata e collaborativa. Capacità di coordinamento motorio ridotta, ma in miglioramento. Trasferita a reparto tranquille alle cure del dottor B. 25 ottobre. Continua a parlare di Amara e della sua bambola Charlotte. I disturbi delle capacità motorie mostrano deboli segni di miglioramento. Deambulazione difficoltosa, non è in grado di scrivere. Le infermiere riferiscono che devono aiutarla a vestirsi, lavarsi e nutrirsi. Nell'estate 1944 René è tornata nel mio reparto. È poco presente, indifferente. Non parla quasi mai. Un giorno ha detto: quando trovo il coraggio di guardarmi allo specchio, vedo un volto giovane che è invecchiato e che mi guarda spaurito. È una donna profondamente cambiata rispetto alla ragazzina che ho avuto in cura qualche anno fa.
Solo la tristezza del suo sguardo e la sua intelligenza sono rimaste immutate. È così giovane. Ha appena 23 anni, ma è ormai priva di ogni vitalità. Forse le sue condizioni miglioreranno. Probabilmente no. La sua vita è stata gettata via. Nessuno ha fatto nulla per cercare di evitarlo. Niente, raga. Te la devi sorbire proprio già. Io la ricordavo peggio, devo ammettere. Il contrario, me la ricordavo più sopportabilina. Però pesantina. Effettivamente. Ciao gatta! È arrivata una gattina. Vieni, vieni! No, non vuole. Non vuole farsi vedere per alleggerire gli animi. Qua dietro. Hello darkness, my old friend. Tipo. Ehi! Vieni! Abbiamo una gattina timida, ragazzi. Vieni qua! Così. Così alleggerivamo un pochino gli animi. Vieni, vieni. Eccola qua. Eccola qua. Vai. Vai su. Non mi schiacciare la tastiera, te. E vabbè. Ha detto gatto, ho detto gatto. Sto lasciando i credits perché sì, se lo merita questo gioco. Vero Eva? Però è arrivata la protagonista, quindi. Sì, gattini. Pechina, come sta, Milky? Tutto a posto? È andata dietro al computer adesso. Cavoli però. Siamo finiti bene. Eccola che ritorna e va giù. Ok, fatto il giro. Bene, adesso quando finiscono ci facciamo un attimino di chiacchiere sul gioco, così mi dite anche le vostre impressioni. Mi piace lasciare i credits in questo caso, perché è un gioco che se lo merita, secondo me. Ha appena rischiato di buttare per terra il cellulare di Luca scavando sul letto, bene. Anche le mie si mettono tanto a scavare, soprattutto sul letto di sopra. Perché ho il letto a castello e di sopra gli ho lasciato scatole, non scatole. Così si divertono ogni tanto. I disegni sono belli però di questo gioco. Quando fanno tutte le transizioni. Ito. Credo di sì.
Merita un sacco, ma anche Marta. Ma allora, non lo metto in dubbio. Già che mi sto spaventando, ci metterò un po' per giocarlo, però secondo me anche sì. Secondo me, allora, da quanto ne hanno parlato bene di Marta, credo che sia anche meglio, ma parlo per sentito dire in realtà. Tu cosa dici? Che so che l'hai già finito, che l'hai giocato. Che tra l'altro non ho neanche vista la live, perché dovevo portarlo anch'io, invece sono rimasta un po' fregata. Ma vabbè. Questa sembra la casettina di Marta. Merita, immaginavo. Thank you for playing. Ok. Adesso plot twist, super jumpscare qua nel finale. Ok, penso che si sia finito. Facciamo che è finito. Sì, è finito perché si è bloccato, direi. Ok, niente. E qua si ritorna al punto di partenza. Ragazzi, impressioni? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Milky so che apprezza il gioco. È un amante come me. Gli altri che dicono? Opinioni, scene preferite, non preferite, impressioni. Io sono innamorata del gioco. Tra l'altro l'avevo preso, se non sbaglio, un po' a caso, su Play, addirittura sulla PS4, finché non fanno la lobotomizzazione VR, oddio. Ci manca solo. Tutto ok. A me era piaciuto un sacco, sì. Ma più che altro è il fatto che è italiano e che sono riuscito a farne uno bello, ma bello, ma bello. Cioè, io sinceramente, ah, magari parlo da nabba, quello che volete. Però giochi italiani, belli, 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 ma belli, che mi dicono cavoli, non ne avevo ancora trovati. Quindi questo qua è il primo, quindi ci sono particolarmente legata. Poi vabbè, mettici la storia, mettici manicomio, quindi già si accende la campanella. Oh, è bello. Io sono una fifona, però fatto di mattina magari. Ma no, questo qui è tranquillo. C'è anche quello dell'hotel. Quello lì era c'è il foster, lo porterò. Però volevo staccare un attimino perché portarne subito un altro così pazzivo. Però lo porto. Io mi sono perso un bel po' di cose, ma da quello che ho visto molto bello. Puoi recuperare la live perché tanto rimane salvata 60 giorni se non sbaglio. Italiani ce ne sono pochi, sì. Purtroppo. Un consiglio di un gioco italiano: Last Day of June. Amo, lo porto domani. Attenzione, attenzione, lo porto domani. Ed è vero che anche quello lì è sempre italiano. Un altro molto bello che mi era piaciuto. Infatti l'ho preso, l'ho trovato in super sconto. Instant Gaming, lo porto domani. L'ha già preso la signorina compulsiva. Sì, era molto bello. Bellissimo, sì. Era molto carino. C'ero rimasta malissimo per il finale, però non facciamo spoiler. Ma alla fine io sono caduta dal pero. Fa piangere, sì. L'abbiamo giocato amato alla follia. Allora magari se siete freschi mi aiutate. Mi aiutate domani. Perché se non sbaglio, il primo quadro era facile. Era fattibile. È avanti che diventa un po' più complicato. Infatti ci avevo messo tanto io a giocarlo, se non sbaglio. Tanto per quello che può essere tanto. Però sì, spoiler, lo portiamo domani, sempre alle 9. Cominciamo Last Day of June.
Mica tanto ho giocato anni fa, ma anche io. Forse l'avevo portato dopo Journey, che tra l'altro lo voglio riprendere. Mi manca, ma devo comprare anche quello. Era super bello quello lì, è corto. Secondo me 1 o 2 orette si fa Journey. Però è bello. Non dicono mezza parola, però è bellissimo. Chi è che non ci rimane male? Esatto, ma io non conoscendo niente della storia, tra l'altro credo che fossi proprio ignara anche del fatto che fossi italiano. Alla fine credo che mi sia spezzato non il cuore di più, cioè sono andata in 1000 pezzi. Però non diciamo altro che sennò faccio troppi spoiler. E vabbè, anche qui. Allora, raga, no. Io ve lo dico, non potete aspettarvi giochi troppo allegri su questo canale, abbiamo capito qual è l'andazzo, insomma. A parte il mercoledì, dopo il lunedì e il martedì che ci ammazziamo, il mercoledì ci si risolleva il morale. Eva, che fai, giochi? Sì, ma adesso inizia a miagolare perché deve aver preso il suo fiorellino, un topino. E quindi inizia. Carina. Ho pianto per giorni pensandoci. Vabbè, allora dopo la Steel Joe ci portiamo Little Nightmare con tanto di espansione. Giusto per stare allegri. Si è ribaltata. No, ma adesso sento che sto urlando, quindi vuol dire che ha preso qualche giochino e se lo sta portando in giro. Lei fa così: riprende il suo giochino, di solito il fiore. È qua? No? È qua il fiore. Dire che si è preso il topolino verde. Se lo porta in giro urlando, miagolando, tutta contenta, ci gioca. Fa così. A posto. Vabbè, raga. Qua giochi allegri zero. Anche perché, ora che ci penso, se vado a vedere nella mia libreria di Steam, che cos'è che ho di gioco allegro? Nessuno. Plot twist, adesso vado a controllare. Intanto esci. Adesso lo facciamo, controlliamo un attimino i nostri giochi allegri che abbiamo sulla libreria. Vediamo. Spaccato tutto. Cos'è che ho? Niente. Di allegro non ho mezza cosa. Non ce n'è uno allegro nella libreria di Steam, è perfetto. Il più allegro che potrei avere veramente è Lake, quello che avevo portato già. Non ce n'è mezzo di. Così. Ah, beh, no, c'ho Crash. Crash forse è il più allegro che ho. E tra l'altro, Crash ho iniziato a portare il terzo. Mercoledì. No. Martedì scorso, perché dovevo salvare la live visto che Marta non andava, allora ho iniziato un po' a caso il terzo Crash e ho fatto cose che voi umani non vi immaginate neanche. Io che sono terribile, tra l'altro, a Crash. Il terzo, ovviamente, perché è il più facile. Se portavo il primo erano figuracce su figuracce, però io sono una che i boss non è mai stata in grado di farli, praticamente. Però ho detto per la live, vabbè, dobbiamo farlo, chi se ne frega se muoio più volte. Non riesco ancora a prendere tutte le scatole, però vabbè, dai, se è stato fatto un passo avanti. Un passo avanti. Un passo avanti è stato fatto, dai. Però lo si ricomincia meglio. Magari al mercoledì. Tanto lo posso portare giusto per non fare sempre partite a Gartic Phone, che tra l'altro però sono divertenti. Ci sta sipando risate, ragazzi. Voi che siete in chat adesso, cari spettatori, tutti invitati mercoledì sera a Gartic Phone, una live assolutamente family friendly. Non è vero, però vabbè, almeno ci divertiamo un pochino. Sono già stanca. No, raga, i turni di mattina mi ammazzano. Tra l'altro, mi sono svegliata un paio di volte stanotte per dei sogni assurdi.
Alle 6, occhi sbarrati tipo la Charlotte del videogioco. Dormito, mi fa per dire dormiveglia. Poi alla fine alle 6:50 ho detto: vabbè, sai che c'è, mi alzo, che tanto devo recuperare una settimana di email. Vediamo un attimo, mi hanno stravolto il lavoro, adesso non so più che cosa faccio esattamente, ma va tutto bene. Va bene così, spero di esserci. Ma vieni a farti due risate. Poi se vuoi giocare anche, non c'è nessun problema, ti si passa il link. Abbiamo anche il server Discord, se proprio ci si vuol sentire dal vivo. Però vabbè, no, Gartic Phone è una cosa che ho notato, attrae tanto. L'altra abbiamo giocato con degli utenti che sono entrati a caso, hanno chiesto di giocare, ovviamente puoi giocare perché chi sono io per dirti di no? Tutti bravi. Uno più bravo dell'altro e poi ci sono io che faccio ancora gli omini stilizzati. Non lo trovo corretto nei miei confronti. No, invece è correttissimo. Tra l'altro, io disegnavo da piccola. Quanti anni avrò avuto? 10, 12, 14. Credo di aver smesso di disegnare. 16, 15, 16, non mi ricordo. Però vabbè, non è che mi sono mai messa seriamente, nel senso, il classico stile manga. Facevo direttamente fumetti io. Non è che avessi tutta sta gran tecnica, però vabbè, per quello che potevo disegnare ci stava. E mi ricordo che, vabbè, allora, premessa, a 14-15 anni, trovatemi qualcuno che non fosse super Giappo minchia, si può dire? O è un insulto? Il classico Giappo minchia, quindicenne, raga, ero io. E quindi che fumetto avrei mai potuto disegnare se non uno shonenai? Avevo i fan in classe che volevano sapere come continuava. Andavo a puntate praticamente, mi chiedevano di disegnarlo in classe. Ok, che bello. Meno bello. Quando si era sparsa la voce che disegnavo fumetti, e il prof che avevo durante quell'ora, credo che ci stesse lasciando l'ora libera, arriva e fa: Sara, ma mi metti nel tuo fumetto? No, no, prof, non posso. Lei non vuole essere messa nel mio fumetto. Ovviamente vi lascio immaginare le reazioni anche di chi sapeva il contenuto del fumetto. Che poi, raga, parliamo di shonenai. Non è che magari dovrei cambiare, giusto per visto che ce la stiamo chiacchierando. Impossibile recuperare le impostazioni da Twitch. Niente, non posso neanche cambiare la categoria. Fa niente, restiamo su Town of Light. Che dobbiamo fare? No, vabbè. Esatto. Mi sono dimenticata cosa stavo dicendo. Io volevo passare a Just Chatting, ma non me lo fa fare. Quindi niente, raga, rimaniamo su Town of Light. Mi dispiace per gli spettatori che arriveranno credendo di vedere il gioco, ma no, vi state beccando un Just Chatting di almeno un altro quarto d'ora. Perché l'abbiamo già finito. Abbiamo fatto in fretta. Abbiamo praticamente giocato tutta la live scorsa. Pensavo di metterci molto di più, ma va bene. Va bene questo. E no, in realtà ogni tanto ci ripenso ancora col fumetto. Perché come era iniziata la cosa? Avevo scritto tutta la storia. Quindi parlava dei primi due, quindi storia finita, inizi a fare il fumetto. Poi però ho detto, ma finisce male. Perché figuriamoci se io potevo far finire un fumetto o qualcosa o qualche storia allegramente, se mi hai visto in faccia. Quindi niente. Ho detto, finisce male. Però mi sono affezionata ai personaggi. Scriviamo il seguito e quindi anche lì io sono andata a scrivere totalmente un'altra storia collegandomi alla prima, quindi i personaggi che ritornano, che fanno, che non fanno, aggiorna la pagina, a volte lo fa, fammi vedere, vediamo. Quindi dici provare a cambiare direttamente da Twitch la categoria perché sono un'abba non l'ho mai fatto, volevo farlo direttamente da Streamlabs, ma giustamente essendo live non posso farlo. Ha ragione anche lui. Adesso proviamo. Con calma.
Ok, vediamo, modifica streaming. Chiama. Ah, va che qui me lo fa fare. Noi diamo quattro chiacchiere. Aggiornate correttamente, raga, ce l'ho fatta. Cioè, io sto imparando cose anche direttamente in live. Se si è aggiornato, ditemelo così posso esultare e domani beviamo champagne. Quindi, cosa stavo dicendo? Ah sì, sono andata avanti a scrivere la storia. E anche lì, fatto tutto, fatto non tutto. Tra l'altro, torniamo sempre in Toscana perché cosa? Non mi ricordo neanche come finiva la seconda storia. Oh, fa niente. Cosa è successo? Sono passata alla terza storia ambientata in Toscana, Firenze. Si è aggiornato correttamente? Grazie, signor moderatore. Ambientata a Firenze e finiva in un modo non tragico di più. No, che finiva, aspetta. Non mi ricordo esattamente chi, però ricordo la base. E quindi io alla fine volevo farmi sto super fumetto di tutta sta divina commedia che avevo scritto. Cioè, raga, una cosa assurda. Cioè, un progetto non grande di più. Quindi figuratevi io a fare tutto a mano, tutti i disegnini a mano, quindi a matita. Fai, poi ripassali col trattopenne. Cerca di fare le ombre, più o meno, per quello che potevo saper disegnare. Ero arrivata, tra l'altro, a fare come i mangaka giapponesi, quindi a trovarmi il mini avatar che magari ogni tanto aveva lo stacchetto in mezzo al fumetto che ti raccontava due cose. Cioè, raga, io ero arrivata a queste cose. Ero convintissima. Dovrei rifarlo, però non sarei in grado, cioè, per come sono ora, perfezionista tra virgolette come sono ora, se mi mettessi a disegnarlo adesso, un fumetto del genere, straccerei le pagine, mi arrenderei tipo dopo le prime tre perché non starebbero come dico io. Quindi niente, rimaniamo alla scrittura, che forse è meglio. Che ridere. Però mi ricorderò sempre il prof che voleva che lo inserissi, che gli facessi fare un cameo nel fumetto. Prof, no. Non era assolutamente il caso. Quindi a 15 anni lo facevo. No, forse 16. 16-17 addirittura, perché essendo nel mio periodo Giappone, io ascoltavo un sacco di musica, Visual Kei, J-Rock, ed ero in strafissa per Gackt. Io lo amavo alla follia e sapevo tutte. Ho tipo speso non so quanti soldi per gli unici due dischi che ho suoi. Adesso ho perso totalmente quello che fa. Credo che si sia fatto qualche plastica, ma non sono più aggiornata, ormai sono fuori dal mondo musicale, non so più che cosa c'è in giro. Mi fate sentire una canzone di adesso, non so chi è. Io sono ancorata alle mie cose, non riesco ad uscire. Io vi devo lasciare, buon proseguimento. Vai tranquilla, grazie mille per essere passata. Ragazzi, ve lo ricordo, se non lo fate già, se non avete già iniziato a seguire, fatelo ora. Ne va della vostra vita. Sto scherzando. Sto assolutamente scherzando. E quindi niente, se mi volete dire voi, visto che sto continuando a parlare senza sosta e sembro una macchinetta, se mi volete dire voi magari che musica ascoltate, visto che stavamo finendo di parlare di musica praticamente, o se avete idee, se volete consigliarmi musica anche tanto, siamo qua. E ho finito la borraccia ancora. Raga, io devo fare live sempre per bere, praticamente. Ah, intanto mi riposo un attimino. Che ultimamente, tra l'altro, primavera, non primavera, ho sempre tosse e mal di gola, tra virgolette. D'Erasmus in occasione dell'Eurovision. Si va a Torino, raga. È l'esatto opposto di te, lo sai, sì. È per questo che siamo amiche, perché gli opposti si attraggono. D'Erasmus, allora non farmi iniziare su D'Erasmus perché io qui adesso veramente posso farti gli ultimi 20 minuti di live a parlare tutta su D'Erasmus. Dovremmo fare, ecco, un just chatting sulla, no, non sulla Finlandia perché lì sa di paraculata su D'Erasmus direttamente. Facciamo tipo, oddio, le tier list? Dite che si può fare sulle canzoni di D'Erasmus, tanto qui abbiamo una discografia non ventennale di più. Hanno cominciato nel 96, no, 95.
A me rider. La musica inquina l'arte, in particolare quella contemporanea, priva di originalità, caratterizzata da un senso di commercialità alquanto disgustoso. E c'è ragione. Cioè, nel senso, allora, cosa stavamo dicendo? La musica che c'è adesso io non ho minimamente idea cioè, che cosa sia. Sono assolutamente fuori dal giro, non so che musica ci sia adesso. Però, si può dire magari che è priva di originalità se vogliamo prendere magari in esame i trapper, credo che si chiamino così, quelli italiani che sono tutti uguali. Io non li riesco a reggere. Non ci vedo nulla, non mi dicono nulla. Io spero di non offendere nessuno, magari se qualcuno qui ascolta trap italiano, ma non la capisco quella musica. Però vabbè, adesso le case commerciali vogliono quello, quindi noi chi siamo noi per andarci contro? Siamo noi, appunto. Ma infatti io non ho, appunto, non ho assolutamente idea. Rimango ancorata alla musica mia che non si ascolta nessuno, praticamente. Reader, tu che musica ascolti, visto che mi sembri abbastanza ferrato per quello che dici? Ci dica. Tra l'altro, raga, che caldo ora. Io devo lavare i piatti. Non ho mai saputo nulla di musica, forse già pop-up per quelli delle sigle anime, ma mi ascolto. Ma le sigle anime, anche lì, guarda che ridendo e scherzando non sono male. Però, una cosa che ho sempre notato delle canzoni giapponesi è che dicono sempre le stesse cose. In un modo tutto loro, però dicono sempre le stesse cose. Io penso semplicemente che ogni epoca abbia i suoi punti deboli in fatto di musica, ed ora a mio parere appunto la trap. Sì. Quello poco ma sicuro, raga, vi ricordo che quando noi avevamo 15 anni, 14 anni, anzi non neanche, c'erano i Pigoldini. Adesso cos'era Tectonic forse? Adesso io non sono mai stata una super informata su quel genere di musica, ma credo che ci si ballasse la Tectonic. Quella era terribile e imbarazzante. Si può dire, vero? Era terribile. Vabbè, a parte che quando avevo 13 anni io, se ascoltavi, cioè se dedicavi alla tipa di turno Every Time We Touch di Cascada, eri super figo. Ok. Che roba. Tra l'altro, mamma mia, cosa mi è tornato in mente? Io non so se avete presente che cos'è chetamina. Oddio. Tachi punk, io che entro in live e sento la tectonica e esco subito, fai bene. No, in realtà la stavamo criticando. Non mi riferisco a nessun genere in particolare, né critico la musica commerciale in senso stretto. Dico semplicemente che manca di incisività perché non soddisfa la mia sensibilità personale. Quello sì, va sempre a gusto. Potrei tranquillamente essere contraddetto da un sostenitore, ad esempio, della trap, ma non mi interessa. Questa è una mia sensazione soggettiva, ma mi sa che ci troviamo abbastanza d'accordo. Cascata amore della mia vita. Ma allora, Cascada, tra l'altro, visto che abbiamo nominato prima l'Eurovision, c'è anche andata. Ha gareggiato per la Germania, credo che sia Cascada, può essere, però non sono granché informata. Terza volta in 3 giorni che ti trovo. Ah, ok, vi conoscete. A me fa sempre piacere quando arrivano utenti che non conosco in realtà. Cos'è va più Minerva? In realtà è la scatolina, la cestina che ho fatto alle mie gatte perché preferiscono molto di più le scatole invece delle ceste normali, quindi gli ho fatto il nome. Mi ricordi dove sei passato? Ma alla fine più o meno, se si seguono gli stessi streamer o comunque se hanno gli stessi interessi, è possibile trovarsi nelle stesse live. Mi capita anche a me, magari vado a vedere qualcuno, ehi ciao, a te ti conosco. Normale. Io non ho più acqua. Intanto io l'avevo detto, un quarto d'ora minimo di just chatting lo facevo, e infatti, raga, però vi siete persi tutto il gameplay. Compri 18.000 giochi per i gatti e poi si infilano nel cartone in cui li hanno spediti. Esatto, ma infatti i gatti fanno la fortuna di Amazon, probabilmente. Te non hai idea. Io sul letto a castello che ho di sopra gli ho lasciato direttamente una scatola enorme di Amazon perché tanto ci vanno dentro a giocare, preferiscono quello. Cosa ne pensi del cantautorato? Non sono ferrata io su quello. Piuttosto che dire qualche cavolata, ti dico non ne ho idea perché
Non vorrei dire una cosa per un'altra, nel senso non ho idea di chi siano i cantautori che ci sono al momento. Quindi sono ignorante sull'argomento. Sul cantautorato non sono buona. Però, oddio, no, aspetta, ti sto dicendo una cavolata, perché io il titolo della live in realtà ho messo dentro un pezzo della canzone di Cristicchi, e lui, se non sbaglio, è un cantautore. Fai bene a non essere ferrato, anche perché con l'acqua poi arrugginisci. Ma noi siamo fatti tipo, cos'è, 70% di acqua, quindi arrugginiamo male. No, ecco, Cristicchi non mi dispiace, però non lo conosco particolarmente. Quindi per quello che ho sentito non posso dire che mi faccia particolarmente schifo, però poi ripeto, non conoscendo chi c'è ora, non posso esprimermi più di tanto, ecco. Però ecco, in effetti su Town of Light, le due live che ho fatto, tutte e due ho citato Cristicchi come titolo della live, perfetto. Devi riempire la bottiglia, ma no, guarda, finisco questa e poi tanto stacchiamo, perché di solito faccio dalle 9 alle 11, soltanto che abbiamo finito il gioco prima e quindi... Iniziamo qua che ce la chiacchieriamo. Intrattengo il pubblico con una danza bulgara sulle note di Calimero Dance. Oddio, Calimero Dance. Si arrugginisce anche senza acqua certi cervelli, basta che respirino e si ospita. Se poi di cervelli si deve parlare. Calimero Dance mi ricorda tanto la baby dance che si faceva nei villaggi turistici. Cocococode. Ma cos'è che diceva quella canzone? La tipica sigla per bambini, che tra l'altro credo che fosse proprio il cartone di Calimero. Ricordo mica. Tanky Panky! Grazie! Grazie, benvenuto o benvenuta? Non lo so. Dimmi tu. Grazie mille per esserti iscritto. Asterisco. Poco deve, ho appena messo il follow, come lo levo, no? Dai, stavo citando la canzone. Cristina D'Avena. Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, i pilastri delle canzoni, dei cartoni, dei bambini. Basta che ripremi, tu non dargli idee. Fluid, no, tutti fluid, va bene. Non stiamo qui a farci i problemi. Io avevo chiesto di andare in un villaggio turistico parecchi anni fa, ma non hanno concesso il tempo di una vacanza. Ale, non dare idee su come si toglie il follow per una volta che qualcuno fa finta di essere interessato a quello che dico. Giuro che posso essere una persona simpatica. C'è libertà di scelta e poi siamo follow fluid. Hai ragione. Hai ragione. Ma qui non stiamo a farci problemi. Porto sicuro qua. Non rompiamo, non diamo fastidio a nessuno, a meno che non voti Salvini, in quel caso un po' ti giudico. Però no, raga, non si fanno discorsi politici qua. Io l'ho già scritto, l'ho già detto, ho già avvisato, perché non ne so niente, quindi è inutile che parlo di argomenti che non conosco piuttosto che dire una cavolata. Prova ad essere simpatica. Follow fluido è forse l'unica cosa sensata che hai scritto. Ma allora no, se prova a essere simpatica si perde in automatico la poca simpatia che ci può essere. Dovete dirlo voi se sono simpatica o no. Però al massimo restate per i gatti. Ogni tanto appaiono, prima apparsa la gatta, per esempio. Niente politiche, no, alle pe... Vabbè, allora. Abbiamo fatto Tony 95, so tacere in tutte le lingue del mondo, ma resto umile. No, allora, a proposito di pasta con doppio senso, abbiamo iniziato prima di giocare a parlare di paste fredde, di piatti per l'estate, e stavamo dicendo quali sono i nostri tipi di pasta preferite. Non che io debba parlare molto nella fattispecie, ma lo prendo come un complimento. Ma si possono dire tante cose anche stando in silenzio. Adoro il fatto che non sei seduta, tipo sblopointata con sé. No, in realtà io sono seduta non scialla di più. Alla prossima live, raga, io sto così. Siediti bene, ecco appunto. Ok, giuro che ora sono seduta bene. Ciancinone dell'inferno per chi taglia gli spaghetti. Ma chi taglia gli spaghetti probabilmente non è italiano, gli viene revocata la cittadinanza. Tipo blob informe. No, non ce la potrei fare.
Già ho sempre mal di schiena, figuriamoci se mi siedo così. Eri già seduta bene. Perché mi si vede fino a qui? In realtà ero sciallissima sotto, tanto non si vede, quindi va bene. No, adesso giuro che sto seduta bene, sto tenendo le gambe incrociate. Ed arrivo io che taglio gli spaghetti e andrò all'inferno. Allora, non mi dire queste cose. Io ci provo a rivalutarti, ma se mi dici che tagli gli spaghetti. Ah, dai. Però, a proposito di spaghetti tagliati, sai io dove li posso accettare? Ma piuttosto nella frittata di pasta. E adesso voglio di mangiare frittata di pasta. O per chi li infila nei wurstel e poi li cuo. No, non dirmi queste cose. Incrociate, accavallate, sorry, una sopra l'altra. Me ne stavamo partendo le cuffie. Perfetto. Fortuna che doveva sedere bene. No, allora io non mi riesco a mettere a gambe incrociate, ma la prossima volta, se riesco a fare l'equilibrista, mi metto come L. E direi che. Boh, no, non è vero, cado e mi ammazzo. Spacca tutto, sì. Odio la frittata di pasta, ora mi odi. E allora però non possiamo mai mangiare fuori insieme praticamente. Ananas su pizza, spaghetti tagliati, sì. La pasta è buona in tutte le sue varianti, la scelta ricade semplicemente perché siamo condizionati dalla nostra capacità di gusto nel momento. Detto questo, chi mette la panna nella carbonara merita l'espulsione per motivi politici del paese. Tra l'altro, l'altro giorno, no, l'altra settimana era Carbonara Day, credo. Non ho capito assolutamente nulla riguardo l'equilibrista, ma mi fido. Sì, bravo, fidati. Conviene. No, allora io faccio discorsi che magari nella mia testa hanno un senso, poi magari quando cerco di metterli giù o non so esprimermi direttamente come succede nella maggior parte dei casi. Oppure non si capisce lo stesso. Infatti, io so che ci sono tante persone, tanti streamer che si preparano le live prima, che decidono prima che cosa dire. Io vado di improvvisazione. Se ne frega, mi impapero, fa niente. Non è che ho tempo pure di mettermi a pensare e a seguire un copione di cosa dire pari passo nelle live. Non ce la posso fare io. Panna aglio, come carbonara aglio? Io mangio l'ananas sulla pizza con immenso orgoglio. Allora, no, 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 è buona. L'ananas sulla pizza giuro che non fa troppo schifo. Com'è buono l'ananas insieme al tonno? Non il tonno in scatola, ovviamente, ma il filetto di tonno è buono. Se ti siedi come L, ti faccio la sub per la vita. E non ci riesco per via delle ginocchia, me le spacco. Probabilmente rimango lì così. Le cartilagini che dicono ciao ciao. È color fantasma. È l'esposizione della videocamera o se è color fantasma? No, 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 sono color fantasma. Oh, l'ho messa più grigia apposta per via dell'atmosfera che c'era nel videogioco. L'ho fatto apposta. Sei cadaverica, non che cambi molto comunque dal normale, però l'ho fatto apposta, mi sono messa grigia apposta. È un elemento di classe, si chiama altolocazione. Cos'è successo alle ginocchia? Niente, faccio schifo in sostanza. No, ho avuto problemi alle cartilagini, in realtà da quando ho tipo 12 anni. Adesso è sistemato tutto, ma tipo se voglio mettermi, fare un piegamento di 180 gradi o comunque mettermi letteralmente in ginocchio sedendomi così o mettendomi per assurdo come L, non riesco. Quindi io non sono molto atletica, ecco, mettiamola così. Una volta le dichiarazioni dei redditi si facevano in base al Sun Protector Factor. Anche io sono color fantasma, ma per davvero, no, ma anche io in realtà. Soltanto che, visto il tipo di gioco, ho preferito mettermi direttamente in grigio. Siamo il club dei fantasmini. Piegamento di 180. Raga, facevo schifo in geometria. Miscalculica. La moneta cadaverica come colore. Ah, ma vi conoscete, ok? Ti gratti le orecchie con un piede. Ah, lì mi devono amputare direttamente dal ginocchio in giù. No, no, avevo tante, tante infiammazioni che poi hanno risentito sulle cartilagini. Quindi evito magari di fare movimenti troppo azzardati con le ginocchia o simili. Tutto qua. Si spacca, bravo. Esatto. Non era una richiesta, no. No, no, l'ho detto io, ma non so nemmeno io che cosa dico. È questo che mi rende simpatica. No, scherzo. Io riesco se il piede non è il mio. Quindi praticamente ammazzi qualcuno. No. Oddio, dovresti provare con il tuo, vedere quanto ce la fai. Ci sono quei pazzi scatenati che riescono a infilarsi la gamba dietro la testa. Io rimarrei lì così per sempre.
Io invidio chi riesce a elasticizzare la gamba a tal punto di metterne una sul cielo e l'altra sull'Atlantico. Sì, ciao. Quelle sono le spaccate a 360. Sì, ma dove sono i gatti? Sono apparsi prima. Ne è arrivata prima una. Proprio a fine gioco. Se giochi a Twister su una cartina geografica ci puoi riuscire anche tu. Se gioco a Twister io rimango lì e mi dovete portare via in ambulanza. Vinco un giro al pronto soccorso perché rimango lì. Gatti apparite, no, ma si sono messe. Allora, in realtà, quella che è apparsa prima, poi ha preso uno dei suoi giochini ed è andata via urlando, tutta contenta perché almeno giocava. Loro hanno lì tutti i loro giochini. Ogni tanto fanno le loro apparizioni. Ho una mobilità di gambe che al massimo sono cartina. Twister è male assoluto, Satana dei giochi perversi. Sì, voglio giocare a Twister. No, io rimango lì. Urlando tutta contenta, sì. Non hai idea, ma sono di un chiacchierone le mie. Che non hai idea. Io dovrei avere da qualche parte. No, ma io non ci gioco a Twister. Faccio l'arbitro, io giro. Giro le lancette. Lancette sono, vero? Che ti vanno a scegliere il colore, la posizione, una roba del genere. Non mi ricordo neanche come si gioca. Che persona brutta che sono. Io dovrei avere un gatto alla Vicentina, no? Qua non si mangiano gatti, roba che se riscattano a sgranchisciti è tipo tortura medievale. Sì, quando lo fanno ogni volta per me è un ah che male. Quando si gioca a Twister, tu sei quella che va a comprare le sigarette e torna. Ma manco fumo! Perché sono così messa male che oltre alle ginocchia c'ho pure i polmoni di merda, capito? Che sono asmatica. Quindi manco le sigarette posso comprare. Nella descrizione ci dici che sei discalculica, ci spieghi questo tuo difetto visivo e se lo stai guarendo in qualche modo. No, in realtà non è un difetto visivo, ma spiegandola in breve mi affaccio con la matematica. Però è proprio un disturbo, nel senso non interessa soltanto i ragionamenti matematici o logici, se vogliamo interessarli così. Vabbè, escludiamo il non so calcolare i resti, ma ti fa confondere anche destra e sinistra, quindi io so, giuro che so la differenza tra destra e sinistra, ma ogni volta è un vai a sinistra, vai a destra. Quindi io quando devo dare le indicazioni stradali sono terribili, dico direttamente. E quindi niente, sono un po' di problemini così. Ah, ecco, ce n'era un'altra, però non mi ricordo. Vabbè, queste qui sono le cose che vengono più impattate, ecco, per la discalculia. Pure io a destra e sinistra. No, ma è proprio una cosa, un disturbo dell'apprendimento riconosciuto. Ti fanno fare tutti i test per accertare se sei discalculico o no. Io sono messa malissimo. Sempre a destra, a sinistra per sorpassare. Solo che per chi guida è un problema se lei ti dice sinistra intende destra. E infatti sai che io indico direttamente quando ti devo dire di andare da una parte. Perché non ce la faccio. Visivo intendevo nell'immaginazione visiva del calcolo numerico. Che cosa intendi? Esattamente. Perché così non sono sicura di capire che cosa intendi effettivamente. Però è possibile che io faccia fatica. Ho fatto quello per l'autismo 2 sabati fa, che era la giornata mondiale dell'autismo, e mi è uscito un pochino alto. Ah, vabbè, però non penso che vada a interessare molto. Di solito quando è così, Asperger, credo, però non sono informata in merito, non ho studiato né niente, non ho competenze, ecco. Chi a destra cane, a sinistra i gatti, oddio. Che non riesci a immaginarti il calcolo che devi fare. E a volte sì. A volte proprio non capisco. Ah, ecco, i ragionamenti astratti. Quelli spesso non li riesco a fare. È tipo Rain Man, ma al contrario, non ho mai visto Rain Man. Purtroppo. Dovrei vederlo. Ecco, una cosa che mi piace fare è vedere film. Ho visto l'ultimo che abbiamo visto, Alle Freaks Out, che è anche abbastanza carino. 2 più 2 nella nostra mente viene elaborato in modo impercettibile come due oggetti sommati ad altri due, quindi una sorta di divisione del numero, perciò raggiungiamo un risultato.
Io mi immagino direttamente un 2 più 2 e so che fa 4. Niente ragionamento astratto, ok, ma ragionamento. No, vabbè. Mi ci sono anche messa. Oh, Sky, grazie! Grazie per il ride! Non me l'aspettavo, ragazzi! Grazie mille! Wolf Knight è un gattino, grazie mille! Ciao Sky, ciao Tino, subitissimo, che stavo anche per chiudere tra l'altro. Mi sei arrivato giusto in tempo. Grazie mille, raga. È il primo raidino che mi viene fatto da quando ho ripreso a fare live. Beh, cioè, sono emozionata. Ragazzi, per chi non mi conoscesse, per caso, ciao, sono Ime, 30 anni, lombarda, tanto piacere. Se avete beccato la citazione, un punto in più. E che cosa faccio? In realtà noi adesso stiamo facendo just chatting, però normalmente faccio gaming. Abbiamo finito oggi The Town of Light e visto che abbiamo finito presto, siamo qui che ce la stiamo chiacchierando, però di solito io verso quest'ora chiudo, quindi hai fatto proprio in tempo, Red, per allungare la live, dove trovarli? Esatto, 30, sì. 30. Esattamente. Sono 30. Fatti da poco, tra l'altro. Fatti a febbraio. So che non ci credete, ma sono 30. Ne davi massimo 23. Ma tu scherzi, me ne hanno dati 19 poco prima del mio compleanno. Lasciamo stare. Possiamo trovarti anche domani o mercoledì, giusto? Bravo, bravissimo. Esatto, live. Lunedì, martedì e mercoledì. L'orario può cambiare perché dipende dai turni. Generalmente dalle 9 alle 11, altrimenti se al pomeriggio dalle 2 alle 4, però avviso sempre. Parlavamo proprio l'altro giorno che ne dimostri almeno 7 in meno. Vabbè, ma siete troppo buoni. Sono 30 anagrafici e almeno 20 estetici. Vabbè, poi mentali siamo ai 10, però lasciamo stare, quello lì è un'altra cosa. Io l'ho finita l'acqua qui, vero? No, ancora un goccio. Però vabbè, ci manteniamo giovani. Anche a me, secondo me, il pallore cadaverico ringiovanisce. Non lo so. Secondo me sono proprio i tratti. Ti sei sistemato sulla sedia e fatto oppla, abbiamo sentito. Quando mi alzo dal letto la mattina. Oh, issa! Oppala! Così. Ormai. Cosa dicevamo prima delle ginocchia? Le giunture, senti crac 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 quando ti alzi dal letto. Presente il pluriball, quello lì è il rumore. Vabbè, vabbè. Mamma mia, che caldo! Oggi si crepava di freddo in casa. Mi sono messa sul maglione e ovviamente ora fa caldo. È l'emozione del ride. Aristocrazia spiccia. No, perché mi hanno dato 27 anni, ne ho 23. Vabbè, ma lì non ci vedono. Hanno bisogno loro degli occhiali. Adoro il pluriball anch'io. Cioè, regalatemi del pluriball, io sono contenta. Fai un ASMR mentre ti alzi dal letto. No, io li odio gli ASMR. A parte che non li so fare, però, oddio, se vogliamo parlare degli ASMR che fanno qui su Twitch, mi metto le mani nei capelli. E ne ho da strappare, eh. Cioè, ne ho da strappare di capelli per gli pseudo ASMR che fanno qui su Twitch, cioè io sono schifata. Li guardavamo forse l'altro weekend, Ale, se non sbaglio, e io mi volevo cavare gli occhi. Non ci vedeva bene, esatto. Faceva freddo a casa tua, a casa mia era il deserto africano. Ma magari, allora, uscendo fuori sul balcone si stava anche bene. Non dici caldo da vestitino corto e gambe scoperte, però si stava tutto sommato bene. Entravo in casa e avevo il pinguino che mi salutava. Tutto bene. Dai, è vero, diteci un po' di dove siete tutti, così almeno mi faccio un'idea e poi mi sa che ci salutiamo. Più che altro perché domani si lavora presto, raga, purtroppo. Non che io ne abbia voglia, però vabbè, si fa quel che si può. Il pinguino con la coperta, esatto, assolutamente sì. Il gelo. Oggi ha fatto più caldo del solito. No, ma allora, qui credo che stia iniziando più o meno ad aumentare un po' la temperatura, però in casa si congela comunque. E non è giusto.
Comunque qua siamo io, Sanji e Stella, siamo lombardi. Voi di dove siete? Sgranchirsi, vai, che comincia l'SMR, dai, dai, dai. Che dolore alle spalle. Aia, aia. Ho sentito un rumore brutto al collo, ma vabbè, vedi lì la vecchiaia. È stato bello conoscerti, sì, hai sentito i miei aia e i miei lamenti. Lamenti, sì. La domanda è di dove non sei? Potremmo dire di dove non siamo, che tanto ormai di dove sono io lo sapete. Possiamo, io potrei dire che sono. Che sono Molisana, ho 15 anni. No. Si è sentito il crack, ecco. Se no mercoledì facciamo Gartic Phone. Sì, esatto, ecco ragazzi, lo anticipo già. Per tutti gli spettatori, il mercoledì è il giorno dedicato ai giochi un po' più tranquilli, quindi non ce la prendiamo molto sul serio. E mercoledì facciamo Gartic Phone, visto che settimana scorsa con l'aggiornamento di Streamlabs non è stato fatto, replichiamo mercoledì, quindi dalle 9 alle 11, se vi va, noi siamo qui a giocare Napoli. Ah, allora immaginavo che eri giù. Ma non sapevo bene dove, però mi pareva brutto chiederlo così dal nulla, visto che ora ne stavamo parlando. Ok, Napoli, non ci sono neanche mai stata a Napoli. Resta il bello, però. Non la prendiamo per niente sul serio, no. Cioè, il mercoledì se si gioca a Gartic Phone non si è assolutamente family friendly. Quindi, l'ignoranza che avanza. Conoscevo un tipo lombardo molto robusto che amavo perculare dicendogli che era un lomblardo. No! Perché poi io rido a queste cose? Bene. Gartic Phone mercoledì all'insegna dell'ignoranza, black humor o simili. Sappiate che perdono tutto, tranne le bestemmie, ecco. Le bestemmie in live preferirei di no. Muoio. Le bestemmie in live preferirei di no perché comunque possono essere di cattivo gusto, troppe potrebbero dar fastidio e posso capire che possa dar fastidio sentirne, quindi visto che comunque ci troviamo anche su Discord, meglio di no. Io quelle chiedo sempre di non dirne né durante Gartic Phone né sempre. Ecco, quelle sono escluse. No body shaming, bannabile. Dissociati, giusto? Giusto, giusto, ci dissociamo Twitch. Era il primo che si perculava. Ma per Twitch è vero. È vero che potrebbe rompere, quindi ci dissociamo per qualsiasi cosa. Ogni tanto, ecco, durante Gartic Phone c'è sempre un ehi, Twitch ci si dissocia. Io sempre qui e sono sudatissimo però. Ma no, come? Non dirmi che da te fa caldo. A Bergamo ci sono donne? Perché mi pare siano tutti bergamaschi. Qui ti deve rispondere Sky. Perché rido queste battute che comprendo anche che siano tristi per modo di dire, però mi fa ridere. Ma sono simpatiche. Mamma mia, no, raga, veramente sto crepando di caldo io. Non è possibile, sono le 11 e 10 e ho caldo. Mi state tirando fuori battute che non pensavo si potessero fare e io le faccio di brutto ogni tanto. Ci si dissocia da questo, ma giustamente non ci si dissocia dalle ragazze che scorreggiano sui microfoni mostrando in bella vista il sederino nelle categorie SMR. Io quelle non le sopporto perché non sono SMR. C'è modo e modo di fare SMR. Io seguo una ragazza carinissima su YouTube che fa ASMR nel vero senso della parola, non si mette in modo volgare e non finge, ecco, diciamo così, di fare ASMR, spacciandolo appunto per ASMR, quando in realtà l'intento è un altro. Io quello non lo capisco, raga, se volete fare ASMR fate quello, ma non fatelo male, solo per mettervi in mostra, cioè, ci sono altri modi, ecco. Quando progettavano all'aeroporto di Bergamo non credevano lo facessero sul serio. E
E io rido anche. Cavoli. Bello, che bello. Se venite a giocare veramente mercoledì, ci facciamo le peggio risate, mi sa. Intendi Chiara? Chi è Chiara? No, la ragazza che seguo su YouTube non è italiana, se facevi riferimento a quello. Io ora stacco, che se no pure questa settimana non dormo. Oddio, vai, tranquilla. Buonanotte, grazie per essere passata. Adesso comunque chiudiamo anche noi, perché sennò davvero diventa tragica. Che differenza c'è tra un coniglio e un gatto in padella? Nessuno. Ma no. Anche io vado, che ci vediamo qualcosa in TV. Vai tranquilla. Buonanotte, buonanotte. Adesso raga, chiudiamo anche noi però, che io rimarrei veramente qua a dir cavolate però. Domani si lavora. Alle 8 si comincia, quindi vorrei far finta anche di dormire un pochino, anch'io, dirlo ai Vicentini. Raga, io non mangio carne, non ditemi queste cose, poi ci rido sopra anch'io, però no, io non mangio carne. E vabbè, niente raga, dai, purtroppo devo interrompere qui, errare umano est, ma anche ovest, ecco, appunto, queste sono le battute belle. Io raga, vi devo dire che interrompo qui la live purtroppo, però ecco, vi avviso, se volete c'è sempre il server Discord che viene utilizzato per quello che è, però abbiamo le sezioni apposite sia vocali che scritte, quindi se volete venire a farvi due risate, interagire, scrivere, c'è quello. Potete seguirmi su Instagram, così vi beccate tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda le live. Ho anche il canale YouTube dove poi carico le live, quindi ve le potete riguardare lì. Queste sono le freddure che ti fanno diventare cadaverica. Esatto, se ti piace l'acqua, ti piace già il 70% di me, questa qui era vecchia però. Quindi dopo che mi sono spammata, raga, io purtroppo chiudo la live. Vi ringrazio tantissimo per essere passati, per tutte le persone hanno deciso di diventare dei gattini. Grazie mille, grazie Sky per il ride, è il primo che mi è stato fatto da quando ho ripreso, quindi sono contentissima. E niente raga, sempre domani sera dalle 9 alle 11 si fa Last Day of June. Cominciamo quel giochino lì, sempre un altro bel gioco allegro. E se avete voglia, noi siamo qui. Altrimenti, mercoledì, sempre dalle 9 alle 11 circa, Gartic Phone, quindi lì ci sarà ignoranza. Vi auguro a tutti la buonanotte e ci vediamo domani. Ciao!